Combattere il caporalato vuol dire, da un lato, certamente intensificare i controlli, lo stiamo facendo. Come sapete, recentemente abbiamo aumentato il numero delle assunzioni di ispettori del lavoro che sono previste per il 2024. Sono già stati banditi i concorsi, saranno concorsi su base regionale perché andremo a intensificare la nostra azione e a potenziare tutti gli ispettorati regionali e quindi la forza lavoro sul territorio in modo da poter contrastare in modo sempre più efficace fenomeni come quelli del caporalato. Lo faremo anche attraverso un attento, puntuale, sinergico lavoro di consultazione delle banche dati che abbiamo a disposizione, comprese quelle che ci fornirà il Ministero dell'Agricoltura con AGEA e di tutti gli altri soggetti che si occupano di mercato del lavoro agricolo. Potenzieremo la rete agricola di qualità perché il contrasto al lavoro sommerso e al caporalato passa anche per il sostegno a chi invece con difficoltà ma con grande senso di partecipazione civile invece gestisce regolarmente le proprie attività lavorative e soprattutto le aziende agricole. A questo affiancheremo anche il sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura che ci consente, dicevo prima, di mettere strutturalmente al servizio di un'attività sinergica di contrasto tutto ciò che il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Agricoltura, l'Ispettorato del Lavoro, i Carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro, ma l'INPS, l'INAIL e tutti i soggetti che si occupano di lavoro in Italia ci possono fornire come basi dati.